Pace a te, anche stamattina siamo insieme, grazie siano rese al Signore, sempre, perché ogni giorno Egli rinnova le sue compassioni e se siamo qui stamattina lo dobbiamo a Lui. Tieni presente che tanti non ci sono più, eh? Non ci hai mai pensato, ora è giusto che ci pensiamo. Tanti non ci sono più, migliaia non ci sono più. Eppure erano qui, non ci sono più. Qualche giorno non ci sarai più tu, non ci sarò più io. Eh? Tutti i giorni vediamo manifesti nuovi con nomi che sono lì. Qualche giorno sarà il mio manifesto e il tuo manifesto. E lì non abbiamo più nessuna possibilità. Eh? Io dico a mia moglie quando metterai il mio manifesto, mettici pure la fotografia. Così qualcuno dice un oh, poverino se n'è andato, a qualcuno dice meno male se n'è andato. Insomma, ognuno decida quello che vuole. Quello che è importante però è che mentre siamo qui approfittiamo di ogni occasione per servire meglio il Signore. Eh? Ogni giorno, ogni istante, ogni momento. Ma non per timore, come dire lo facciamo con paura perché poi viene Dio e mi, 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 mi picchia. No, perché si è creato un rapporto e non vogliamo perdere l'occasione. Ora, quando tu hai un rapporto con una persona, per non perdere l'amicizia, cerchi di non fare Marachelle, perché dopo, quando vieni scoperto. Devi arrossire e si perde quell'amicizia che c'è. Ora il credente cammina con il Signore in questo modo: o oh, perché io sono amico di Dio, non voglio perdere la sua amicizia. Se questo mi fa perdere la sua amicizia, io rinuncio a questo perché quello che rinuncio vale più di quello che perderei se. Perdo la sua amicizia. E allora cominciamo a misurarci ogni volta per dire non mi conviene per tanto poco, perdere l'amicizia di questa persona. È come qualcuno che dice se devo rubare devo rubare assai, ma se devo rubare la gallina e poi vado in galera lo stesso, vale la pena che non lo faccio proprio. Detti quotidiani che ci aiutano a misurarci con le cose che facciamo acquisiamo un discernimento per dire per cominciare a misurare i valori il valore di essere amico di Dio è un valore che vale più di tutte le altre cose e se così è allora non voglio perdere questa amicizia e per non perdere questa amicizia preferisco perdere tutte le altre cose Man mano così facendo, la nostra obbedienza, la nostra selezione, il nostro modo di muoverci permette di sentire sempre l'approvazione del Signore nella nostra vita. E allora cosa succede? Man mano, anziché prima sbagliare e poi andare a dire scusami, cominciamo a stare attenti prima. Comincia un sistema di controllo. Al contrario, non prima fare e poi pensare, ma prima pensare e poi fare. Eh? Facciamo un po' come gli americani. Gli americani quando devono costruire ci mettono sei mesi per fare il progetto e un mese per costruire. Noi ci mettiamo dieci giorni per fare il progetto. E 20 anni per finire la costruzione. Perché? Perché poi abbiamo sempre delle idee, facciamo sempre degli errori, dobbiamo buttare giù sempre qualche muro perché non abbiamo calcolato prima. Andavamo di fretta, volevamo fare subito, ci mettiamo di più. Oppure quando l'abbiamo terminato facciamo come poco lontano qui un po' di tempo fa. Un po' di tempo, quando i muratori facevano tutto, arrivarono sul tetto, finita la casa. Disse: Oh, ci siamo dimenticati di lasciare la finestra. Signore, aiutaci, dobbiamo vigilare. Nel momento che cominciamo a camminare col Signore, dobbiamo assumere un controllo diverso, misurandoci con. perché molte volte poi ci costa caro. Quando cominciamo a camminare col Signore, che c'è un vero ravvedimento, mettiamo ordine nella nostra vita e poi dobbiamo stare attenti. Perché nel momento che cominciamo il cammino col Signore, quando lo Spirito Santo attira il nostro cuore, sentiamo il bisogno di confessare, di restituire a chi abbiamo frodato il solito Zaccheo. Una parte di Zaccheo viene nella nostra vita e noi per restare in ordine col Signore aderiamo, eh? siamo più onesti, cominciamo ad essere più precisi, più puntuali, cominciamo a guardare bene. Io mi ricordo che mi misi dietro la mia macchina quando il Signore mi salvò: Gesù salva, ma sulla strada quando parcheggiavo, quanto mi muovevo sentivo tutta la responsabilità per quel verso che avevo messo dietro alla mia macchina perché ero uno che testimoniavo di Gesù ma attenzione il mio comportamento sulla strada com'era Sorpassa eppure ero giovane avevo 23 anni questo verso mi faceva sentire ricco nel Signore ma mi responsabilizzava responsabilizzava anche nella comunicazione, nella comunione, nella partecipazione, cosa fare, come vivere, come camminare. Una volta, io ho già detto, lasciai, facevo il portiere di interprete in un hotel a Lugano, quando il Signore mi salvò, lasciai quel tipo di lavoro, perché pensai io perdo la grazia del Signore, perché questa è una vita molto mondana. E poi non resisto alle tentazioni, preferisco tagliare. Andai a fare il camionista su un'impresa di costruzione. Un giorno si bucò una ruota. C'era una fabbrica poco lontano. Gli chiesi una chiave per togliere la gomma. Mi diede un bel box con delle chiavi dentro, adatte una bella chiave a cricchetto. Girai, cambiai la ruota, però si ruppe la chiave. Rivisi tutto del cassetto, gliela portai e dissi grazie. Pensavo fra me e me, oh Signore, gli ho dato la cassetta, ma non gli ho detto che avevo rotto una delle chiavi che c'era dentro. E tutta la mezza giornata questo pensiero mentre tornavo col camion, lui era davanti alla porta, stava appoggiato e guardava. E io passavo col camion e pensai, quello mi guarda. Mi guarda e dice, ma guarda quel... quell'imbecille. Gli ho prestato la chiave e me l'ha rotta e non mi ha detto niente. Allora dissi, ora devo ritornare. Tornai indietro. Andai, bussai alla porta della fabbrica, chiamai il titolare, disse: Senti, io sono venuto per chiederti scusa perché mi hai prestato la chiave stamattina, l'ho rotta e non ti ho detto niente. Io sono venuto per chiederti di volertela comprare perché ti ho rotto la chiave. Lui mi ha detto, Ma Cataldo, ma non ci pensare proprio. Io di chiave come quelle ne tengo tante. Non ci pensare, lascia stare, non ti preoccupare. Tornò la calma nel mio cuore. Vedete, noi molte volte ci sono delle cose. Lui non, non mi costò nulla, mi costò soltanto una lezione di stare attenti perché poi dobbiamo umiliarci per andare a chiedere perdono. Dobbiamo stare attenti, vigilare. Il salmista dice, io ho messo un freno alla mia bocca per non peccare contro di te. Cosa vuol dire? Aveva messo un cerotto? No. Prima di parlare passava nella mente, molti accendono il cervello dopo che hanno già fatto danno, il Signore ci deve aiutare e guardiamo cosa dice la parola del Signore. Questa mattina vogliamo insieme vedere un passaggio molto importante per vivere una vita sana di un rapporto potente con il Signore. Rimettiamoci in ordine con lo Spirito Santo, così lo chiamerei questa mattina. C'è un evento molto importante, ci sono sette salmi di penitenza, questa mattina ne vogliamo leggere uno, ma che è importante, tenendo presente che è stato scritto da chi conosceva il Signore e che aveva fatto di tutto per nascondere alcune cose ma gli sono costate care. Dobbiamo stare attenti perché quando guastiamo l'opera del Signore arriva sempre il momento che viene a galla quello che abbiamo fatto. Dobbiamo camminare diversamente. Non dobbiamo fare come il gatto che scava un poco, fa la cacca e poi copre perché poi c'è il momento che viene a galla. E quanto viene a galla, eh? come si dice, prendiamo una terminologia che comprendiamo, quando si scioglie la neve vengono fuori i difetti poi. Eh? Quando si scioglie la neve quello che abbiamo fatto resta lì e il Signore ci deve aiutare. Guardiamo Davide che cosa aveva fatto, aveva fatto proprio qualcosa di questo genere. Aveva fatto una manovra, l'aveva fatta lui, l'aveva studiata, l'aveva messa in moto e dava l'impressione che era riuscito a fare tutto. Ah, oh, ci sono riuscito. Adesso, benedetto sia sì il Signore, eh, io poi sono il re, lo aveva ben aggiustato. Ma guardiamo il risultato, leggiamo insieme, in secondo Samuele, capitolo 12, dal verso 13 al verso 15. Perciò dobbiamo stare attenti prima, sorella, fratello, quando cominciamo a camminare col Signore è una cosa seria perché Lui ci vede e Lui guarda dentro, forse abbiamo bisogno poi di leggere qualche volta in più il Salmo 139, scriviti Salmo 139 così, acquisti conoscenza di sapere che davanti al Signore sei nudo, scoperto, tu puoi coprire quello che vuoi, ma siamo lì. Dobbiamo prendere coscienza e dobbiamo essere contenti, perché questo ci salvaguarda. E come ci salvaguarda il dolore quando ci facciamo male? Se io do una martellata sulle mie dita e mi faccio male, la prossima volta sto più attento. Se Dio non, non metteva il dolore, noi eravamo tutti senza dita, perché non, non avevamo la preoccupazione non ci faceva male ed ecco che quando eravamo piccoli avremmo fatto invece il dolore ci salvaguarda allora Davide disse a Nathan ho peccato contro l'Eterno e Nathan rispose a Davide e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato tu non morrai non di meno Siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figliolo che ti è nato dovrà morire. Nathan se ne tornò a casa sua e l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso cadde gravemente ammalato. C'è un'altra occasione di Miriam con Mosè. Mosè era un uomo di grande umiltà. Quando Miriam continuava a inveire contro Mosè e succedono queste cose, Dio intervenne. E quando intervenne Dio, Mosè pregò per Miriam, Signore, Dio disse, almeno una settimana, deve lasciare un ricordo nel cuore di Miriam che da quel momento deve stare attenta. Sai perché il Signore oggi ti parla in questo modo? Perché tu cammini così a modo tuo. Ma da oggi il Signore metterà qualcosa nel tuo cuore che ti farà riflettere prima che guasti il tuo rapporto con Dio, sapendo che Dio non paga tutti i sabati, però a lungo andare viene a galla quello che tu fai, perciò devi vigilare, eh? hai capito? Marco hai capito? Questo è il messaggio che viene dal Signore oggi. Cosa successe? Tu vatele a leggere queste cose, perché noi in 20 minuti che stiamo insieme, mezz'oretta, non è che possiamo prendere tutta la Bibbia. Questo ti serve, perché così tu indirizzi i tuoi passi verso il Signore. Cosa fece Davide? Guardiamo il Salmo 51, lo leggiamo insieme. Dico spesso, lo ripeto, lo ripeterò. Noi dobbiamo imparare a conoscere Dio perché non, noi non andiamo in, in cielo, ma quelli che lo hanno conosciuto prima di noi si comportavano di conseguenza. E alcuni esempi, come dice San Paolo, Siate miei imitatori, ci aiutano a non cadere in disgrazie. Vigiliamo, guardiamo cosa dice Davide quando viene. E non dobbiamo aspettare sempre per arrivederci dopo. Un po' di attenzione, prima, ci evita di cadere sempre perché poi. Ne pagheremo sempre le conseguenze. Qualcuno dice, ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. È vero. Egli ci purifica, ci perdona. Ma ci deve essere sempre il ravvedimento. Non c'è salvezza senza il ravvedimento. Il messaggio del ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? È di rivedere la nostra posizione. Se abbiamo sbagliato dobbiamo dire, Signore, ho sbagliato e aiutami a non farlo più. Non è che non sbagliamo più, sbaglieremo ancora, ma ci deve essere sempre nel nostro cuore di non giustificare, ah sì, lo faccio e poi, poi chiedo al Signore perdono. Questo già è un passaggio che non va bene. Noi avremo le tentazioni. Come, come ha detto qualcuno, non possiamo vietare agli uccelli di volare sul nostro capo, ma possiamo vieta vietarli di fare il nido nei nostri capelli. Noi avremo sempre delle tentazioni, ma non dobbiamo aderire nel limite delle nostre possibilità. Ma se veniamo meno, dobbiamo imparare di andare al Signore. Chiedere perdono, essere purificati dal suo sangue e non continuare. Colui che è nato da Dio, dice San Giovanni, non pecca cioè quella parola non vuol dire non pecca più, che è diventato santo. Non persevera, non continua, ci deve essere uno stop. Eh? A me piaceva tanto ballare quando il Signore mi salvò. Sapete cosa pensavo? Pensavo andrò ancora a ballare e parlerò del Signore mentre ballo con la ragazza che ballo. Mi accorsi che non funzionava. Dovetti decidere di stabilire le serate che andavo per ballare era preferibile andare al culto o dove c'erano giovani che suonavano, cantavano e lodavano Dio. Sono delle cose che non li riesci a gestire perché l'ambiente e la nostra debolezza non ti permette di farlo. Perciò bisogna evitare, perciò bisogna dire questo basta, perché noi siamo deboli. E quando alimentiamo la nostra debolezza diventa sempre più debole. Ho detto ieri mattina che quando non facciamo la separazione, la luce dalle tenebre, quando penetrano le tenebre la luce diventa sempre più fiaca, più fioca, diventa sempre più debole. Ieri mattina mi è caduto qualcosa nel bagno. C'era la luce ma non lo vedevo, avevo bisogno di più luce. Quando ho alzato la persiana, quando ho alzato la tapparella è entrata la luce, l'ho visto subito. Noi abbiamo bisogno di più luce possibile per camminare con Dio. Perciò bisogna separare come Dio fece nella Genesi. Dio disse sia la luce. E poi separò la luce dalle tenebre. Ci possono essere pochi minuti che c'è il passaggio nella tua vita, ma noi dobbiamo restare nella luce, scegliere e camminare nella luce. Va bene, guardiamo questo uomo di Dio, quando poi è venuto a galla ciò che aveva coperto molto bene. Aveva coperto molto bene, aveva fatto... Un'operazione intelligente, ma Dio lo aveva visto. Dio ti vede. Eh? Dio ti vede. Benedetto sia il Signore. Devi ricordare che Dio ti vede, ti vede dentro. Arrivò al punto che dovete prendere la strada che tutti dobbiamo prendere. Ha lasciato un tracciato speciale e va seguito. Quando comprese la posizione e vide che le cose stavano così, incominciò ad andare al Signore. Abbi pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità. Lui conosceva la benignità di Dio e questa mattina viene manifestata anche davanti agli occhi miei e agli occhi tuoi, perché noi abbiamo bisogno. Perché quando riviene a galla quello che abbiamo fatto e soprattutto quando abbiamo ostacolato l'opera del Signore nella nostra vita o nell'opera sua, ritorna e nel dire Signore, ma io ho fatto qualche cosa che sono colpevole in questa situazione. Se ti dice di sì, ti senti afflitto, scoraggiato, sei come uno sconfitto e devi mettere ordine. Se invece non hai partecipato, senti la voce del Signore che ti dice, tu ti sei comportato bene, io giudicherò chi non si è comportato come doveva e tu lo vedrai, perché Dio ti parla poi. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni. Dio è compassionevole. Cancella i miei misfatti, lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato. Il peccato è una lordura addosso. Dobbiamo chiedere al Signore ed invocare il sangue di Gesù Cristo che ci purifichi. Poiché io conosco i miei misfatti. Dobbiamo essere sinceri e trasparenti davanti al Signore. Non dobbiamo coprirlo. Ah oh, sì, vabbè, questo... questo... Ci, ci trovo la mia ragione. Tu puoi avere il 90% di ragione in qualsiasi cosa ma il 10% sicuramente avrai torto, dichiari quel 10% e ti assume la responsabilità che se avresti agito diversamente avresti cambiato la situazione, poiché io conosco i miei sfatti e il mio peccato ed è del continuo davanti a me, io ho peccato contro a te, il primo peccato che facciamo, non è contro quelli intorno a noi. Il primo peccato è che trasgrediamo la legge di Dio. Una volta quando facevamo un incidente sulla strada, anche quando avevamo ragione, venivano i carabinieri ci facevano 50.000 lire a uno e 50.000 lire all'altro. Qualcuno diceva "Ma io avevo ragione, intanto voi avete tutti e due" infranto la legge stradale e voi pagate io ho peccato contro te contro te solo e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi ecco io sono stato formato nella iniquità, cioè non me ne riesco a liberare perché la mia natura è così e Dio lo sa. Però è giusto che noi prendiamo coscienza che abbiamo partecipato in quella iniquità che sta dinanzi a noi. E la madre mia mi ha concepito nel peccato. Dio lo sa, ma noi dobbiamo saperlo perché dobbiamo assumerci la responsabilità della nostra debolezza davanti a Dio per chiedere a lui la forza, perché se noi non riconosciamo la nostra debolezza non chiediamo neppure la forza di poter superare il prossimo ostacolo che c'è. Ecco tu ami la sincerità nell'interiore, lui sa cosa ama a Dio. Dio ama la sincerità dentro di te. Quando vai davanti al Signore devi essere come un libro aperto. Insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issopo. L'issopo è, è detto nella, nel vecchio patto un prodotto che purificava, lavava e sarò netto. Lavami, e sarò più bianco che la neve. Fai udire gioia ed allegrezza. Fammi udire gioia ed allegrezza. Il perdono porta gioia ed allegrezza. Fa che le ossa che tu hai tritate festeggino, perché quando. Man mano tu continui a mantenere la posizione di peccato e di resistenza, anche le tue ossa ti fanno sentire tirato, ti fanno sentire come un peso che ti resta addosso. Nascondi la tua faccia dei miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo, come dire usa misericordia verso di me, non mi scartare perché se mi scarti tu io sono perduto per sempre, rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Un'altra porzione negativa è quella che quando tu sei affannato dal peso del peccato, sei una persona demotivata per le cose che devi fare. Torna al verso 12 per cortesia. E quando tu cominci a sentire il peso del peccato che ti pesa, che ti sei demotivato in qualsiasi direzione, non vedi più le cose che devi fare perché non ne vedi più il motivo per farle, sia nell'opera del Signore e sia nella quotidianità. Il tutto si vanifica, non trovi più il piacere di fare le cose che devi fare. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga, la voglia di camminare insieme col Signore per operare e fare cose grandi. Vai al verso 13. Dopo che tu hai fatto questo nella mia vita, io insegnerò le tue vie ai trasgressori. Sì, perché una volta che tu hai pace con Dio, ti viene la voglia di dire quanto è facile, perché quando tu vai a Dio ci devi andare. Questa è un'occasione bella. Il Signore ti è venuto a prendere a casa oggi, è venuto a prenderti dove sei. Non avere molte distrazioni, prenditi del tempo. Una volta siamo stati, quando ero nella scuola biblica in Inghilterra nel 68, ci sono state delle riunioni di due, tre, quattro giorni. Un giorno eravamo tutti giovani, una grande riunione di giovani, e un fratello ha predicato su questo e ci ha parlato in un modo serio, dopo. Hanno preso un quaderno che avevamo, un, libro delle, un quaderno degli appunti, ci hanno detto, fratelli, giovani, restate un'ora in ginocchio e scrivete tutte quelle cose che vi vengono nella mente e confessatele al Signore. Eh? La confessione, tu tiri fuori quelle cose. Davanti a Dio è facile, oggi lo puoi fare più di qualsiasi altro giorno e sabato se nella sua presenza va a lui e racconteglielo con tutto il cuore perché poi insegnerai le tue vie ai trasgressori porterai un messaggio che trasforma le persone e i peccatori si convertiranno a te vai avanti bello Liberami dal sangue versato. Sì, lui voleva essere liberato perché aveva fatto uccidere il marito della donna che era restato insieme. Sentiva la necessità, sapeva di aver indirettamente, perché molte volte noi le cose non li facciamo, noi le facciamo fare agli altri anche quando li facciamo fare agli altri. Ascolta bene, questo è importante. Tu sei corresponsabile. Hai bisogno del perdono di Dio. Perché potevi evitare quella data cosa e non lo hai fatto. Il Signore è pronto a perdonarti: questa è la cosa bella. Quando tu vai al Signore, Egli è pronto a perdonarti. Oh Dio, Dio della mia salvezza. E la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Vuole ritornare con la gioia nel suo cuore e sa che ciò che glielo impedisce è il peccato. Questa è una linea guida che serve anche a te stamattina. Hai perso la gioia della salvezza, torna al Signore. Vivi una vita disordinata e ti manca quella gioia che tu hai già sperimentato, che desideri. E il Signore è pronto ad intervenire nella tua vita. E la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Inizierà un canto nuovo perché lo Spirito Santo fa un'opera potente. Oggi sei a casa, sei da sola, sei da solo. Mettiti davanti al Signore. Non perdere l'occasione perché questo ti ristora, ti fa riavere la pace con Dio, quella che tu hai bisogno. Oggi, mai più lontano, oggi perché oggi il Signore ti sta parlando in un modo molto chiaro. Verso 15. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca. Pubblicherà la tua lode. Si incollano anche le labbra quando tu cominci, continui a tenere, diventi un, una persona muta, una persona che tiene tutto dentro, una persona che macina, ti rodi dentro in un modo il Signore ti vuole aprire le labbra per lodarlo. Aprimi la, le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode, poiché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Quest'uomo aveva la possibilità di chiamare tutti i suoi sudditi e di portare migliaia di migliaia di migliaia di sacrifici, ma Dio non richiedeva i sacrifici per questo, non, non richiede sacrifici e neppure Olocausti perché se no li poteva fare, aveva la possibilità, ma lui sapeva, è come quando tu fai un'offerta per coprire qualcosa, Dio vuole la sincerità, la tua offerta non serve a niente, tu non ti compri Dio, con un'offerta che fai metterò 50 euro in più nel, nel, nel cestino dell'offerta e questo compensa l'errore che ho fatto, no. E ti costerà molto di meno parlandone direttamente col Signore, perché tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. Lui conosce Dio. La cosa bella che mi parla e che ti deve parlare oggi è che quest'uomo conosce Dio, sa Dio cosa chiede. Guardiamo nel verso 17 cosa gli chiede. I sacrifici di Dio sono uno spirito rotto, andare davanti a lui e dire rimettimi, se piglia i cocci e rifammi un vaso a onore, o oh Dio tu non sprezzi il cuore rotto e contrito, o oh, piacesse a Dio che oggi io e te questi due versi fosse la mia e la tua posizione davanti a Dio, perché una volta che sembra che il vaso è rotto, egli ti ricostruisce in un modo nuovo. Ne fa un, è come dire, prende il vaso vecchio, lo butta e comincia a farne uno nuovo per metterci il vino nuovo sacrifici di Dio sono lo spirito rotto, o oh Dio, tu non sprezzi il cuore rotto e contrito. Lui lo sta vivendo in quel momento. Vai al prossimo verso. Fa del bene a Sion, perché Lui amministra le cose di Gerusalemme e in quello stato d'animo non li può sviluppare secondo il piano di Dio. Tu puoi essere uno strumento potente nelle mani di Dio, ma con uno stato d'animo di, di sentire il peccato nella tua vita, non lo puoi amministrare nella guida e nell'unzione dello Spirito Santo. Sarà una guida che non vale niente, vale poco, non c'è la presenza di Dio, non c'è la benedizione di Dio. Per la tua benevolenza edifica le mura di Gerusalemme. Vai. Allora prenderai piacere in sacrifici di giustizia, in olocausti, e in vittime arse per intero. Allora si offriranno Giovni sul tuo altare. Egli accetta tutto, ma quello che vuole parlare oggi attraverso questo messaggio è che la prima cosa tu e Dio dobbiamo andare a Lui per rimetterci in ordine con lo Spirito Santo. E oggi lo puoi fare. Eh? È un bel sabato. Sarà un ricordo speciale se tu ti metti sola o solo come sei e dici, Signore, oggi questo è un passo importante per me. Voglio venire a te. Ho bisogno di te perché tu mi devi cambiare, mi devi perdonare. Voglio avere la gioia della salvezza, la tua presenza, la tua forza. La gioia del Signore diventa la tua forza. Sì, lui lo conosceva questo metodo, perciò diceva la gioia del Signore è la mia forza. Quando gli mancava la gioia del Signore era un debole, era uno sconfitto, era uno che non serviva né per sé né per gli altri. Signore, aiutaci, preghiamo il Signore se senti, sicuramente se tu sei stato attento, senti il bisogno di andare a Lui con tutto il cuore. Io voglio pregare insieme con te. Eh? E poi apriti al Signore. La confessione, il perdono, il peccato deve uscire fuori da te. Dichiaralo e chiedegli di intervenire nella tua vita perché egli ti ristruttura in un mater d'occhio lo fa in un modo bellissimo e vivrai una vita diversa una vita ripiena della presenza dello Spirito Santo perché quando tu e Dio umilmente andiamo al Signore egli richiede sincerità, umiltà Gesù dice, imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore e troverete riposo alle anime vostre. Queste sono le caratteristiche che permettono allo Spirito Santo di operare nella tua vita. Perché Gesù era un contenitore dello Spirito Santo e sapeva che si doveva mantenere in quel modo. Ho detto un'altra volta che Mosè era l'uomo più umile della terra, a lui gli interessava una sola cosa: avere il rapporto con Dio. Che poi sua sorella eh, macchinava, suo fratello macchinava, gli altri macchinavano. Poco importava a lui. Lui voleva avere comunione con colui che gli era apparso, lo aveva chiamato ed era diventato uno strumento, uno strumento potente, tanto forte che disse: Io, tu farai da Dio per tuo fratello e lui parla con Faraone. Lui era la voce di Dio, Lui parlava tu per tu con Dio. Tu puoi avere un rapporto profondo con Dio, non ti perdere l'occasione, perché lo Spirito Santo è proprio su di te mentre ti parla. Basta che tu cedi a Lui, Lui opera in profondità nella tua vita. Benedetto sia il Signore. Vuoi mettere quel canto, cambi il cuore mio, eh? Lo vogliamo, lo vogliamo ascoltare, glielo chiediamo insieme, facciamo diventare la nostra preghiera un canto, glielo diciamo con il canto, cambia il cuore mio, resta con gli occhi chiusi nella sua presenza mentre lo ascolti e dici Signore, io ho bisogno di essere cambiato oggi, cambia il cuore mio. Voglio cominciare un cammino nuovo insieme con te. Ci sei, Mar Marcolino? Benedetto sei, Signore. Benedetto sei, Signore. È bello andare al Signore. Vedrai che, che trasformazione. La sua pace come penetra nel tuo cuore. Lasciati lavorare dallo Spirito Santo, lasciati lavorare dal vasaio, questo vasaio che tu sei il vaso che ti modella e lui è il vasaio che ti trasforma. Però diventi un vaso d'onore dove lui mette la ricchezza della sua grazia e della sua presenza e il profumo che emana da te irradia un odore speciale. Del Signore Gesù Cristo dovunque ti muovi. Vai Marcolino, Fallo, falla, facciamola diventare la nostra preghiera. Cambia il, il cuore sì, mio. Sì, Signore. Fai che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te.

Tutte le cose in cui ti appoggi, lascia che le prenda lui, e il pieno del suo spirito sarai. Continua a restare ancora, se non hai delle necessità urgenti, resta ancora un poco davanti al Signore. Permetti che ti parla, perché Lui ti parla. Apriti a Lui e vedrai che trasforma la tua vita, il suo potere, lo Spirito Santo... Ti visita in un modo speciale, continua a restare nella sua presenza e permetti allo Spirito Santo che faccia un'opera in profondità nella tua vita. Mentre resti aperto nella sua presenza, resti aperta nella sua presenza, vedrai che ha un potere straordinario che ti penetra. E ti trasforma perché è opera sua, Lui sa fare questo. Lo Spirito Santo ti sa trasportare nella giusta direzione per trasformare la tua vita in un modo speciale. E eh, continua a restare, prenditi del tempo, apriti al Signore perché tu hai compreso molto bene. Vedrai che ti sarà di grande aiuto nel darti la guida che tu hai bisogno. Dio è all'opera, vuole fare di te una persona nuova, un uomo nuovo, una donna nuova, una nuova vita, una rinascita spirituale, un cammino che inizia in questo momento insieme con te, con una forza nuova perché Egli ti aspettava proprio oggi per parlarti in un modo serio, sincero. Dio ti ama e ti vuole continuare a parlare perché si vuole servire di te. Sappi che non sei qui per caso oggi. Come non sei per caso sulla terra, Dio ha un grande progetto per te. Dagli l'occasione di poterti parlare, ascoltalo e vedrai che cambia la tua vita. Pace.